Ciao, infine ultimo video della giornata, cioè finalmente non riesco più a parlare, mi si intorcola la lingua, metto in silenzioso il cellulare, se no si sentono tutti i messaggi su WhatsApp che arrivano, cosa che non voglio, e vi lascio per ultimo il video dedicato alla recensione della palette Cocoa Blend Zoeva. Ce l'ho anch'io, e vai, cioè quando mai la GE non ha tra le mani una palette che magari hanno tutti o una palette in generale, perché la GE ha veramente tante 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 palette e veramente il mio intento sarà in una delle prossime settimane di farvi vedere la mia collezione di palette, perché ne ho veramente tante, forse anche troppe. Ok, allora, questa palette l'ho vista mesi, 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 mesi fa, ancora prima di Natale, si parla ancora di forse luglio-agosto del 2015, che era comprata e recensita da tutti intendo, Sissy and Frenchy, da Simona 7, da Miss Penny 09, da Simon Loves Makeup, da chi, cioè faccio prima a dirvi da non chi l'ho vista, perché ce l'hanno praticamente tutte, tutte. Tutte ce l'hanno. Io sono arrivata ovviamente tardi perché quando ho scoperto che Douglas o Douglas online rivende Zoeva, ovviamente tutti lo sapevano già e io non lo sapevo. Quando ho visto che c'era questa palette era sempre a prezzo pieno, ma anche sempre sold out, non disponibile. E che diamine! Poi quando la trovavo disponibile non era scontata, quando c'erano gli sconti non era mai disponibile. Fino a che, botta di fortuna, per dire un'altra parola, per Epifania ho fatto un ordine dal sito di Douglas.it, www.douglas.it, perché c'era un 20% di sconto riservato alla festa dell'Epifania, che tutte le feste se porta via, ed era possibile applicare quel 20% di sconto su tutti i prodotti disponibili nel sito internet. Ta-da! Visto che era online disponibile, è l'occasione adatta per comprarsela. Quindi da 18,75 euro l'ho pagata con un 20% di sconto, quindi sarò arrivata sui 15 euro e qualcosa. Non è assolutamente una palette high cost, secondo me, perché ha 10 cialdine di prodotto, con ogni cialdina a 1,5 grammi, a un prezzo di 15 euro. No, va più che bene il prezzo. E poi la confezione è anche molto semplice perché è in un cartone molto solido, con la chiusura a calamita. Non ha nessun specchio sul davanti e queste sono tutte le cialdine. Ci sono sia colori opachi che colori perlattini barra glitterati e non shimmer. Forse l'unico shimmer sarà questo. Vi faccio vedere un attimo tutte le cialdine. Ho fatto la ripresa più da vicino. Il prodotto ha 36 mesi di pau, quindi è sfruttabilissimo. E ho fatto anche due video, trucchiamoci insieme con questa palette, e ve li lascerò in alto sul pallino con la i di informazioni, in modo tale che possiate vedere che cosa ho potuto realizzare. In più oggi ho fatto un altro trucco, che è questo che lo vedete nell'intro del video. Non mi sono registrata, oggi non ho fatto un trucchiamoci perché avevo meno tempo, cioè o mi mettevo a fare proprio questi video recensioni oppure facevo solo ed esclusivamente un video trucchiamoci, perché mi porta via parecchio tempo. Dietro ho anche tutto l'inci che vi ho già registrato ed è distribuito da Zoeva Frankfurt Germany. Infatti, se voi fate l'acquisto dal sito Zoeva Deutschland, praticamente le spese di spedizione sono molto alte. Io vi consiglio di comprare questo marchio o da macchigliaia, non l'ho detto proprio bene, dice macchiglialia, perché la doppia L è un aglio praticamente, macchiglialia. Ok, o macchiglialia, no, non ha l'accento sulla I, macchiglialia, è difficile da dire. E
oppure proprio dal sito douglas.it che rivende Zoeva, perché ovviamente i tedeschi sono sempre più avanti di noi. I tedeschi all'interno delle loro Douglas hanno Zoeva fisicamente, invece noi no. Ciao mondi, abbiamo solo gli smalti anni se proprio ci salviamo. Però la Zoeva bisognerà attendere nel 2020 per avere forse uno stand, forse quando non ci sarà neanche più la Zoeva, mi auguro di no, insomma, che esista, perché fa veramente dei buonissimi prodotti. Di Zoeva avevo solo un pennello, il 227 che avevo preso perché su Cosmopolitan Deutschland mi era capitato di trovarlo come omaggio inserto a 3 euro, fate conto, e in quel periodo per Capodanno mi trovavo a Monaco di Baviera, se no non l'avrei mai e poi mai preso. Ottima palette per quanto riguarda la composizione, La plastica che non c'è. il cartone che è molto solido, vi permette di proteggere le cialdine che ci sono all'interno da eventuali urti, cadute, sfracellamenti al suolo, che ogni volta siamo là, no, ma perché? Capita, capita, perché anche a me è capitato più volte di sfracellare al suolo qualche ombretto. Queste sono le cialdine, ve le faccio un attimo scorrere così, ma le avete già viste più da vicino. Sono tutti i colori che ho sfruttato parecchio, tranne i tre più scuri, ovvero questa L qua, perché sono un po' difficili da utilizzare perché non riesco a utilizzarli ogni giorno per andare a lavoro. È più un trucco da sera quello, però invece per il resto tutti gli altri ombretti li ho sfruttati veramente tanto, e il bianco è quello che ho veramente utilizzato di più, che poi alla fine è un bianco beige. Ho utilizzato tanto anche questi due e anche questo rosso e questo marrone. Sono tutti colori caldi che stanno bene tra di loro. Potrebbe essere che la cialdina Delicate Acidity, il viola, stoni un po' con tutto il resto della palette. Invece non è vero, perché questo colore può essere utilizzato con i dupi scuri, può essere utilizzato con il dupe di Grenadine, perché è uguale, io ce l'ho Grenadine e ci assomiglia, se non ci avvicina moltissimo, e anche a Sweeter Hand, a questo chiaro. Infatti oggi io ho fatto un trucco con Sweeter Hand su tutta la palpebra mobile, ho messo Delicate Acidity sulla parte finale, ho utilizzato un colore scuro che era infatti Beans and White, e poi dopo l'ho sfumato con Freshly Toasted, questo qui rosso. E in più, per smorzare ancora di più la sfumatura e come illuminante opaco sulla cata sopraccigliare, ho utilizzato il bianco a disposizione, il Bitter Start, questo. Mentre per quanto riguarda l'eyeliner, che è più chiaro, è un ombretto in crema di Kiko, e qui sotto ho utilizzato matita astra nera, matita astra bianca, matita marrone di un marchio che vi parlerò prossimamente, low cost, che trovo dei cinesi fatto in Italia, che vorrei provare insieme con voi dei prodotti. L'assetto astra che non l'ho neanche messo più di tanto bene da quello che vedo. Vabbè, e vi lascerò comunque all'inizio del video tutte le informazioni sul rossetto. Matita sopracciglia di Astra. Sono tutta truccata con Astra, tranne gli ombretti che sono di Zoeva. Oggi l'ho rivoluta tirare fuori perché volevo farvi anche la recensione, così posso, non dico metterla da parte, ma sistemarla un attimo perché voglio utilizzare altri prodotti. È una palette che sicuramente riprenderei perché è stato un acquisto azzeccato anche in sconto, anche a prezzo pieno l'andrei a riprendere. Dal sito douglas.it, se raggiungete i 25 € di costo proprio di prodotti che prendete, avete le spedizioni gratuite. Io sono arrivata a spendere tipo 50 € perché ho messo anche i pennelli sempre scontati, se no la spesa arrivava a 70 addirittura. È una palette compatta, una palette che non si è rovinata durante il trasporto con Corriere Espresso, che è stato SDA. Me la sono fatta consegnare in negozio perché così uno non avevo lo sbattimento se non ero a casa oppure no.
Potevo vedere dalla mail di SDA se mi scrivevo chi firmava, quando arrivava, su e giù, e ho visto il tutto. Quando sono andata in negozio, ho aperto con la commessa il pacco, la stavo maledicendo perché mi stava rovinando il pack, perché non riusciva a staccare il cartoncino e volevo fare io perché mi dà fastidio che qualcuno metta le mani, che non sono io, perché è una cosa mia che ho comprato con i miei soldi, è una cosa che uso io, però vabbè, insomma, adesso infatti io spingo perché è dura da spingere, però avrei preferito farlo io e non lei, perché se me la rovinava io gliela ridavo indietro. Il pacco non è pieno di pluriball o comunque di protezione. Infatti la palette era un po' là al contatto col cartone. Dicevo, speriamo che non si sia rovinata, che non si sia crepata, e per fortuna non è successo niente. Vi dà la possibilità anche di scegliere due campioncini a scelta tra un campioncino trucco, siero, crema e un campioncino profumo, solo uno di queste due categorie. E parliamo proprio dei prodotti di sé per sé. Allora, questi prodotti, queste palette, ce ne sono altre di altro tipo e spero anche con il tempo di prenderne altre perché hanno dei colori molto portabili. Questa ha i colori più caldi. Dopo mi sembra che c'è la taupe che invece ha dei colori un po' più freddi. E anche quella è una palette che punto da un po' di tempo. Palette che ha, come vi dicevo, sia dei colori perlati, metallizzati, quei glitter, oppure opachi. Quindi vi permette di portarvi via solo questa palette senza perderci tanto tempo e spazio, ok, nella scelta, perché è molto fina e avete tutto quello che vi serve. Non serve avere un nero in questo caso perché avete già un marrone scurissimo, che vi potete fare anche la riga di eyeliner. Se proprio non volete portarvi via anche l'eyeliner, cioè siete proprio risicati con lo spazio, è una palette che secondo me vi potreste portare anche in viaggio perché essendo tanto compatta di cartone con la sua protezione in mezzo ai vestiti non dovreste correre il rischio di sfracellare gli ombretti. Poi dopo bisogna vedere come l'aeroporto o come voi trattate la valigia in sé per sé. Altra cosa che secondo me è importante, che io non ho visto Fallout, ovvero non mi ritrovavo tutti delle briciolette di colore dell'ombretto sul contorno occhi. E questa cosa mi va più che bene perché io parto sempre prima dalla base e poi dopo faccio gli occhi, cioè è ormai una questione di abitudine, faccio sempre così. Mi scoccerebbe un po' fare il contrario perché non sono abituata, solo per quello. Altra cosa importantissima è che non mi fa bruciare gli occhi, anche se metto delle polverine qua sul condotto lacrimale. Sto guardando che non ha parabeni, non ha paraffina, cioè no mineral oil, non ha fragranza, infatti, ma leggerissima, ma sa tipo di polvere di ombretto. Non ha ftalati, ha un'alta pigmentazione. Facile da sfumare con vitamina E ed è fatta in Italia. Vabbè, è rivenduta in Germania, ma in Italia non abbiamo il negozio. Sull'alta sfumabilità volevo arrivare proprio a questo punto, nel senso che è vero, si sfuma molto bene, il pennello preleva tanta polverina, però se sbattete il pennello e poi fate la sfumatura, vi viene perfetta. Altra cosa che invece volevo dirvi è che soprattutto con il bianco io noto che ha una consistenza molto particolare perché è una consistenza non tipo cream to powder, cioè che è una crema e poi dopo diventa polvere, ha una consistenza molto burrosa, cioè sono delle polveri veramente tanto pressate, ci sono tante polveri e queste tante polveri uno, non si consumano facilmente e due, vi danno un colore pieno nel trucco, vedete tutti i colori in azione sulla palpebra o dove li volete mettere, cioè se vi truccate il viso, non so come voi utilizzate le palette, almeno io le uso per truccarmi gli occhi, cosa che penso che facciate anche voi. Momento delirio, ma va bene. Però noto che veramente sono tanto pigmentate, facilmente da sfumare. Il pigmento non si mescola con l'altro pigmento, cioè c'è lo stacco effettivo del colore. E in più
Sono colori che vi durano da mattina fino a sera, con un primer, perché io non uso ombretti senza primer, cioè diciamocelo. Ho cambiato primer, ho visto che con il primer dell'Oreal, quello in stick, pigmentava parecchio. Adesso che sto utilizzando l'insurance, non so come si chiama perché è nuovo, io non l'ho mai utilizzato, ma faccio prima a dirvi che è il primer occhi della Too Faced, quello del pack azzurro. Solo che non mi viene il nome, mannaggia me. E noto che comunque le polveri si sono stese molto bene, si sono aggrappate al prodotto, ma non ce ne sarebbe bisogno, nel senso che è un prodotto che sta nell'occhio e non va in giro. Almeno io poi dopo ho la palpebra molto secca e molto rughettata, rugosa, non è più liscia. Mi dispiace anche un po' per questo, perché io preferirei avere la palpebra liscia. Però veramente è un colore che mi piace, vabbè, a parte oggi mi sono fatto un trucco che mi piace, però sono colori che io sfrutto tanto, li ho sfruttati per andare a lavoro, li ho sfruttati per andare a un compleanno, li sfrutto stasera che vado a mangiare fuori, cioè veramente vi potete fare un trucco adatto a tutto, cioè potete farvi il trucco più semplice per andare a lavoro, per andare a fare anche commissioni semplicemente. È una palette che però io mi tengo da riguardo, perché è una palette veramente con il colore più vivo in assoluto. Tra tutte le palette che ho, questa è una tra i primi posti, perché dovevo prenderla prima. Sono contenta di averla tra le mani, e se c'è qualcuno che ancora non sa se prenderla, io ve la straconsiglio. Non costa neanche tanto, perché se pensate che Kiko, per esempio, fa palette più piccole a un prezzo più elevato, qui avete 10 ombretti da 1,5 grammi, e 1,5 grammi non li finite in due giorni, non sono i 0,8 e 0,7 che ci sono in altre palette. È una palette che ha un ottimo rapporto qualità, quantità e prezzo, le ha tutte a suo favore. Io non trovo niente... No, non trovo niente di negativo, anche perché sto utilizzando delle palette diverse da questa, che se metto il colore più chiaro nel condotto lacrimale, giusto per dare un punto luce, all'inizio mi brucicchia un po' e dopo l'effetto svanisce. Ed è una cosa che mi urta i nervi. Questo non lo fa, non mi fa bruciare, si stende perfettamente, il pennello preleva un po' di prodotto, però... Cioè, io per arrivare a fare una conca del genere sul bianco è perché l'ho utilizzato quasi un mese ininterrottamente ogni giorno sulla palpebra fissa, cioè sull'arcata sopraccigliare. No, veramente, cioè, infatti la sto tenendo da riguardo, perché se continuo così col bianco lo foro e non lo voglio forare per ora. Ma veramente è una palette che vi straconsiglio di avere. Vi lascerò anche, adesso mi sono ricordata che non vi ho fatto vedere proprio gli swatches dei colori sulla mano. Li vedrete adesso e fatemi sapere se può essere una palette che va bene per voi, perché... So che magari alcune di voi potrebbe non avere la disponibilità nel comprarla. Io vorrei informarmi, però guardate sempre i video che metto in alto, perché sono tutti gli ultimi video che potrebbero interessarvi. Se è un prodotto che voi non avete, lo vorreste avere, su e giù, potrebbe essere che vi capiti in un giveaway futuro nell'arco dell'anno. Non vi dico quando, però potrebbe cascarvi tra le mani, diciamo così. Perché veramente vale assolutamente la pena di averlo. Poi è un pack. Così, che bello. Mi piace troppo questa palette. Dovevo prenderla prima. Ho sempre titubato, poi ho detto, senti, ne parlano tutti e tutte bene. Perché non la devo provare se tutti ne parlano bene? Ho fatto no bene, di più ancora a prenderla insieme ai suoi pennelli. È stato l'acquisto di Epifania dell'anno 2016, il migliore. Cioè, veramente stra-adorata questa palette. Sto dicendo che la amo da 10 minuti a questa parte, ma non so cosa dirvi di diverso. Non posso dirvi che non mi piace, perché non è vero, mentirei a me, mentirei a voi. È una palette che veramente è venuta fuori benissimo, e spero che anche tutte le altre siano così, perché vorrei prendermi la taupe io, ad esempio.
e fare una combinazione con colori caldi e colori freddi. Vi ricordo che questa ha solo colori caldi, perciò se voi non amate i colori caldi tipo la Naked, anzi che si direbbe Naked 1, allora non fa per voi, ma se siete più amanti della Naked 2, allora vi piacerà di più la Top. Se invece amate la Naked 1 o la Naked normale, allora amerete anche la Cocoa Blend di Zoeva. Con questo, ragazze e ragazzi, che magari anche qualche omino ha guardato il video, non so parlare oggi, spero di... Oggi non so parlare, mi sto intorcolando con la lingua. Spero di avervi intrattenuto un pochettino, di non aver fatto troppo la scema. Sto facendo dei video lunghissimi, ma avevo voglia di parlare anche perché la scorsa settimana non ho registrato un fico secco e mi mancava registrare. No, non mi fa strano parlare con una videocamera, però almeno oggi ho avuto un pomeriggio libero. Dopo vado a pranzo fuori, a pranzo c'è, ciao! Vado a cena fuori con i miei amici e il mio ragazzo. Quindi adesso guarderò un po' di video anche in modo tale da concludere la giornata in bellezza. Dato sono a casa di riposo, oggi che bello! Per qualsiasi cosa scrivetemi le vostre considerazioni, consigli, qualcosa che non vi piace nei commenti. Vi risponderò, come sempre, vi sbaciucchio tutti e tutte. Meglio tutte che sennò il mio ragazzo geloso. Ci vediamo e ci sentiamo nel prossimo video. Ciao!